Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Dark Souls 3. E oggi si continua l'avventura che abbiamo lasciato in sospeso l'ultima volta. Clicco innanzitutto, clicco continuo, così nel frattempo iniziamo a caricare il salvataggio. E ricapitolando quello che è successo per ora, abbiamo sconfitto il primo boss, siamo morti una ventina di volte contro lo stesso Pirla, poi siamo riusciti ad ucciderlo, siamo saliti un pochettino di livello e siamo arrivati in questa nuovissima zona, dove ci sono a quanto pare diversi draghi e cose simili. Ora, eccolo qua il drago. Ne parlo. Volevo controllare una cosa, perché questo il cinturone. Chiudi. No, non voglio usarlo. La cosa che voglio provare è mettere qua un cinturone. Dov'è il cinturone? Dov'è che posso mettere, equipaggiare le cose dall'inventario direttamente, forse? Questo cos'è che fa, fra l'altro? Perdi anima e torni al falò. Questo serve quando mi perdo, praticamente. Fondo in... Ok, questa qui era la resina solita di Dark Souls. Questo invece... Ok. Vabbè, never mind. Ok, allora, non perdiamo tempo, voglio andare un pochettino in giro ad esplorare questa zona. Fatemi pensare, da che parte sono arrivato? Sono arrivato dalle scale che stanno qui sotto, giusto? Ah, ma sì, ma l'ultima volta alla fine ero morto, giusto? Quindi andiamo a recuperare le anime. Ottimo. Allora, voglio abituarmi un pochettino a giocare con la spada tenuta a due mani, eh. Quindi vediamo un po'. Così magari mi abituo un pochettino meglio a schivare, che comunque mi ci sto ancora abituando, ragazzi. Cioè, è tutto ancora in fase sperimentale con... Dov'è? Eccolo. Boom e boom. Ok. È tutto ancora in fase sperimentale con i dodge, perché come vi ho già spiegato, io praticamente su PC non ci so giocare, insomma. Allora, ogni tanto mi curo, quello sì. Tengo una freschetta Estus Blu soltanto per quel motivo, praticamente. Anche se dopo faccio una prova, voglio vedere se mi conviene di più. Il tizio è respawnato? Spero di no. Comunque, qua c'era un coso che scoppia, boh. Amico terribile più avanti, vediamo. Cazzo, certo che respawna. Ok, fermo. Scherzo. Ok, allora qua. Ok. Proviamoci, dai, ragazzi. Oh, lasciami un po' di prego. Lasciami almeno cliccare su di te. Cazzo. Attraverso i muri, attraverso le case. Ottimo. Allora, l'episodio inizia bene. Non voglio ogni volta sprecare tutte le bombe che ho per far fuori un solo coso, eh.
Allora. Ehi, sono andato un po' di fretta, eh. Vabbè, dai. Abituiamoci alle schivate in questo modo, dai. Ok. Ok. Aia, aia, au, quanto range ha questo? Non mi piace questo equipaggiamento, non mi piace affatto perché... Ok. No, devo mettermi cose più leggere. Assolutamente. Ho un equipaggiamento talmente pesante che non riesco a rotolare abbastanza in fretta. E per di più mi sa che perdo completamente il bonus per via del peso, giusto? No, sono sotto il 70%. La prossima volta che salgo di livello vado a mettermi un pochettino di roba in tempera, mi sembra. No, vigore, vigore se non sbaglio, vigore. Ok. Scontri inutili col tizio lì, che è meglio. Ok. Penso che mi farò una... Alla fine mi sa che sceglierò la build di destrezza. Magari anche una doppia lama ci starebbe, dai. Una cosa simile, almeno un po' più interessante, perché comunque lo stile di combattimento con lo scudo è molto lento, molto studiato, molto... si passa tanto tempo ad aspettare un errore del nemico, diciamo. Vai. Ok, questo qui però lo affronto con lo scudo perché almeno riesco. Anche se ho 6 bombe, potrei utilizzarle, eh. Prova a colpire un colpo solo. Dai, oh, ragazzi, io lo voglio affrontare sto coso, però non c'è un cazzo da fare. Su, sti cazzi.
Mamma mia, oh. Che palle. Allora. Vabbè, allora, stavolta ci passo con le bombe incendiarie. Magari trovo un follo più avanti e quindi ne vale la pena. Urla un po' di meno, ragazzi. Porca puttana. No, allora, sto coso qui io devo capire come fare a ucciderlo. Prova a colpire un colpo solo. Ho capito, ma dove cazzo colpisco un colpo solo? Cosa vuol dire? Prova a colpire un colpo solo. Magari se riuscissi a interpretarlo, sapete, riuscirei, no? Prima sono caduto qui giù. Quindi, allora, le 1000, 3000 cose rotte anime che avevo sono andate a puttane, giusto? Scontro a distanza. No, quello lì sono abbastanza speranzoso di riuscirlo a battere. Più che altro, poi, tra l'altro, il pattern dei movimenti di sto coso qua si capisce malissimo, malissimo, perché si muove in una maniera tale che... mi pareva di essere un pochino troppo veloce, così. Allora, quindi qui dietro cosa c'è? Soltanto questo? Qua c'è anche una scala per scendere, ma prima voglio esplorare bene questo piano qua. Ok. Macchie di sangue subito qui giù. Cos'è quel robo morto? Ok, giù ci scendiamo dopo, prima voglio controllare qui. Comunque non ho più bombe. Non ho più bombe, quindi devo stare molto attento a quello che faccio, perché se tizio Caio lì respawna... Porca puttana, se mi sono spaventato. Quest'area qui sembrerebbe essere pattugliata da gente poco simpatica. Però forse ho un piano. Perché se viene di qua, magari li posso planare in testa e già fargli un danno della Madonna, così almeno poi... Scontro in sé. Senti i suoi passi, ma non arriva. Ok. Velocità, vai. Cazzo, è un pretoriano. Scudo sempre alto. Non è molto simpatico, però.
Vai, vai, vieni addosso. Ok. Stai attento a sinistra. Ah. Simpatico. Grazie dell'avvertimento, se no mi sa che ci sarei andato addosso in pieno. Non troverai falò avanti. Ci devo credere. Amuleto di un cacciatore di nome. Pantaloni del deserto. Allora, iniziamo a fare una cosa. Pa-pa-pa. Fisico 2,7 contro 13. Minchia, ragazzi. Se mi vesto troppo leggero, poi rischio. Rischio, rischio, rischio. Sembra già un pelo meglio, ma non più di tanto, eh. Allora, recuperiamo vita con la poco mana che mi è rimasto. Più che altro non voglio dover tornare indietro davvero, perché se devo tornare indietro adesso vuol dire perdere i progressi, perché farei fatica. Grazie. Frammento di titanite, ottimo. Vicolo cieco più avanti, grazie. Più che altro voglio, sto guardando se ci sono pareti invisibili o cose simili. Che non è tanto impossibile, Quindi allora qui... Aha, ok, qua probabilmente ci sarà qualche giorno una scorciatoia. E quindi potrò tornare di qua. Ok, capito, capito. Cioè, penso, poi magari mi sto sbagliando ed è veramente soltanto un vicolo cieco. Niente muri nascosti. Non posso prendermi le armi, vero? Anime, anime, anime. Che altro mi gira le palle. Comunque io qua, cazzarola. Ottimo, 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 ottimo. Strade abbandonate così. Qui sotto ci sono già stato? No, cani non li ho ancora affrontati, quindi no, non ci sono ancora stato qui sotto. Ok. Inventario, vediamo cos'è il fiore verde. Recupero energia migliorato. Ok, ottimo. Allora, una cosa che devo fare è, al posto del binocolo, che tanto non lo userò praticamente mai, metto questi. Così. Così almeno ho un'altra arma a distanza. Le bombe incendiarie le voglio comunque tenere, perché non si sa mai. Ah, lì c'è un simpatico amico che mi sta proprio aspettando. Andiamo.
Ok, spada larga, vediamo. Spada larga fa più danni fisici, scala C, però scala peggio in destrezza, giusto? Sì, questo qui scala DD. Questo qui invece scala D in destrezza. Però in cambio fa più danno, quindi momentaneamente sono più forte con questa, però più avanti sarò più forte con l'altra. No, beh, sì. Però più avanti sarò più forte con l'altra. Scala quanto questa in destrezza, cazzarola. Devo dire che la katana è bella, però. Allora, mettiamola, tanto comunque. E in ogni caso, una buona arma. Quanto danno fanno queste? 117 più 17, 115 più 16. Quindi è meglio la spada larga. Ah, vabbè, allora usiamo un pochettino la spada larga, tanto ha un set di movimento praticamente identico a quello dell'altra. Però ha meno portata, mi sa, eh. Questa qui però è ottima comunque, mi sa, da tenere con lo scudo, eh. Poi comunque i cani mi caricano, quindi ok, contro i cani teniamo lo scudo alto, insomma. La Madonna! Quanti... No, non si spaventano, vero, per così poco. Cioè, non mi vengono a prendere per così poco, ok. Questi qui li voglio affrontare uno a uno, se è possibile li voglio affrontare uno a uno. Oh, qua c'è un forziere, bellissimo. E senza pensarci l'ho aperto direttamente, senza pensare al fatto che potrebbe essere stata una trappola, però... Potenza attacco non mi interessa, questo qui assorbe 100% fisico, però non, no, non va bene. Non va bene. È pure più pesante. Questo cos'è? Il simbolino cosa vuol dire? Mamma mia, ci sono ancora tante di quelle cose che devo scoprire. Hanno aggiunto delle cose, perché hanno aggiunto delle cose. Grazie, ok. Lento. Però era resistente, perché gli faccio così poco danno? Sono più resistenti, porca puttana. Tutto diverso qua, eh. Cosa è successo? Dove è venuto? Ragazzi, era un bug questo. Cioè, questo era un bug. O sbaglio?
O era dentro le cose che ho distrutto, una cosa simile. Boh. Io l'ho visto comparire da nulla. Forse era una specie di trappola, tipo. Rompi queste, ci trovi dentro un bel cagnolino o robe simili. Ok, bene, finiamo di controllare tutto quello che c'è intorno qua. Anche se non sembra esserci più molto, eh. No, 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 no. Forzieri, cose simili. Qui c'è. C'è una chiave della cella. Aspettate, dov'è che ho visto una cella? Tutto all'inizio c'era una cella, giusto? Sì, tutto all'inizio c'era una cella. Questo insomma è morto con i tizi che c'erano dentro, giusto? Macellaio, cazzarola. E il problema è che qua per andare avanti devo uccidere lui, no? In poche parole. Ha fatto poche vittime, devo dire. Pochi cadaveri ci sono in giro. Allora, ragazzi, non so se affrontarlo direttamente, provarci. Che altro non ho fiasche e testos né niente, cazzo. Allora, vediamo un po' cosa ho nell'inventario di bello. Ah, ok, perfetto. Quindi dalla prossima volta ho più fiasche e testos, questo non è male. Ok, titanite non mi interessa. Questo secondo me ora mi fa fuori, ma di brutto, ragazzi. Ho 1500 anime e ho raccolto la chiave, anche se muoio alla fine non cambia molto, vale la pena, dai. Stock, perfetto. Fortuna l'ha fatto subito e mi ha mostrato quello che sa fare, almeno. Riesco a muovermi da qua. Allora. Possiamo vedere cosa le riesco a fare con un coltello, eh? Un cazzo, perfetto. Bomba. Poco, 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 poco. Ok, vai. Parato, vai, vieni. Perfetto, vai così. Ragazzi, era più facile di quello che mi aspettavo, però secondo me, dato che non ha droppato niente, anche questo respawna. Secondo me questo respawna. E non è una bella cosa ogni volta dover riuccidere un coso simile. Dov'è? Non ho nemmeno capito dove è andato. Aia, cazzo, il fuoco fa male. Stavo per dire, il fuoco mi fa male. Il fuoco mi brucia, mi può ferire. Cazzo, sono fighe anche queste spade qua. Allora, ora che ho risolto il problema più grosso in apparenza, proviamo a vedere cosa c'è qui intorno. Allora, vedo dove. Da dove mi sono lanciato?
Mi sono lanciato da lì sopra, da quel balcone. Vi sono due strade. Andiamo prima di qua, dai. Devo stare di un attento, mamma. Ah, oddio, questo è. Questo è quello che si vedeva da qui sopra, ci dovrebbe essere un balcone. Qui sopra, sì, ma qui si torna al falò, ok, qui si torna al falò, vediamo. Voglio solo confermare. Però se non sbaglio, questo qui è praticamente il giro inverso, giusto? Dai, 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 vediamo. Esattamente, da qui sopra c'era il tizio lì che faccio fuori con le bombe di solito. Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Quindi, tac. Questo è morto, poverino. Mia, c'è tanta gente morta in questo posto, eh? Lì era utile per trovare la chiave, basta, quindi. Perché alla fine vuol dire che per andare avanti devo andare più o meno in questa direzione qua, no? Devo dire che hanno preso delle cose da Bloodborne che non sono niente male. Cioè questa ambientazione un po' così macabra, eccetera, è beh, molto tipica di Bloodborne, ricorda molto Bloodborne. Cos'era? Ah, ok. Qui niente. Se dovessi indovinare. Direi che di qui inizia una nuova zona. E che di qui c'è un falò. Almeno questa è la mia grandissima speranza. Perché se non trovo un falò alla svelta, alla fine sarò costretto a tornare indietro. Perché se arrivo a 2600 anime, vale la pena tornare indietro piuttosto che cercare un falò. Perché vuol dire che posso salire di livello. E ragazzi, cioè, salire di livello non è poca roba, eh. Oh, perfetto. Qua ho trovato un paio di oggetti. Ci sono già stato, quindi sì, posso lanciarmi. Puttana, ragazzi. No, ok, è tempo di tornare indietro. A sto punto sì, è tempo di tornare indietro di brutto anche. Perché no, con questa vita qui non riesco a concludere più niente, insomma. Però vuol dire che se posso passare di qua, io quel mostro lì che bla fa blu, casino, si trasforma e vuole ammazzarmi ogni singola volta e poi lo faccio fuori con le bombe, quello lì lo ignoro. Scendo. E posso direttamente andare di là, probabilmente dovrò, come ho già detto, ribattere il gigante. Però in teoria si può fare, ok. Allora, dai. Non avrei dovuto lanciarmi giù, cazzo. Voglio soltanto muovermi, darmi un. Mamma mia, tornare qua. Ok. Allora, ho la chiave della cella per giù. Ed è la prima cosa che vado a fare. Dato che dietro la cella comunque non c'era più niente. Quindi, cella, poi torno indietro, salgo di livello. Stai zitto, dai, perfetto. Però aspettate, perché io qua avevo preso lo stocco, avevo trovato, giusto?
Ok. Scala ciglio strezza, mettiamo lei. Ricordavo fossero due, porca puttana. Vabbè, per fortuna le anime non sono lontane. Per fortuna le anime non sono lontane. Però, oh. Basta. Io muoro. Non voglio morire. Eccole lì le anime, ho già visto. Comunque no, non va bene questa cosa che mi ci vogliono tre colpi, è brutta, è brutta, brutta. Metto comunque la spada larga di fianco, così almeno al massimo ho la spada larga, dai. Il fatto di attaccare veloce è molto bello, ok. Allora, se solo avessi chiave, vai. Ok, quindi era dall'altra parte. Azzo. Ah! Tutti questi cosi scoppiano. Ottimo a sapersi. Sono esplosivi, insomma. Cosa non si scopre, eh? Ho perso tanta di quella vita già ora che è una vergogna. Ok, se non sbaglio era qua. Ah, ecco, questa qui è il posto che dicevo prima. E questa qui è la cella. Un NPC. You're no jailer, are you? No, non sono una guardia. No, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Sopiti. Ok. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Ma dimmi. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord. Just a very old settlement of undead. Okay. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. Mm-hmm. What do you say then? Vai. Very well. Accettiamo. I humbly place my faith in you. Grazie. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Anello di pietra blu, andiamo a vedere. È fra le chiavi. No, quindi lo posso pure equipaggiare, volete dirmi? Io posso scegliere se equipaggiarlo o darlo a lei.
Nel frattempo lo equipaggio, perché cioè, sono mica stupido. Ho un anello, lo uso, giusto? Però adesso che abbiamo aperto la cella, torniamo su. Torniamo al falò. Andiamo a salire di livello innanzitutto. Quella è una cosa che si deve fare, mettendo un po' di punti per rotolare un pochettino più meglio, un po' più meglio. E dopodiché iniziamo ad andare in direzione dove ero prima. Che lì vi è ancora spazio per esplorare e per trovare nuovi segreti. E quindi io ovviamente ci andrò. L'alternativa sarebbe di andare a cercare Loretta, ma non saprei nemmeno. Allora, ovviamente altare, che c'è la nostra amica. Ok, poi dovrei anche provare a prendere l'altra strada dove c'è il drago, quella sopra e non quella sotto, Welcome home, Ashen One. Grazie. Speak thine heart's desire. Avanza di livello. Then touch the darkness, take nourishment from these sovereign. 2006 serve per salire di livello, non è un problema. Farewell, Ashen One. Te zitta. Inventario. Vai, sì. Welcome host. Very well, then take. Ok, dai. Fammi avanzare da livello. Allora. Allora. Vediamo se mi ricordo le cose. Vitalità mi aumenta i punti vita. Punto. E vabbè, la difesa, eccetera, ovviamente. Ma quella lì dovrebbe aumentare sempre, esatto. Le stat di difesa di qua, tutto a parte lo slot, aumenta sempre se sale di livello. Quindi i punti vita invece salgono se metto punti a vitalità. Armonizzazione mi aumenta i punti abilità, o come si chiamano, PA. E mi aumenta anche gli slot armonizzazione, se non sbaglio. No, non me li aumenta, ma se arrivo a 20 ho un nuovo slot armonizzazione per gli incantesimi. Poi la tempera mi aumenta l'energia, quindi quanta stamina ho. Vigore mi aumenta il carico equipaggiabile. Forza mi aumenta il danno brutto e scala con le armi. Destrezza fa esattamente la stessa cosa. Intelligenza mi aumenta il danno degli incantesimi. Fede mi aumenta l'efficacia delle cure. Fortuna mi aumenta a trovare prima le cose. Mi sembra che sia la stat principale del ladro. Ora, l'unica cosa che non mi ricordo è l'equilibrio o il carico equipaggiabile che mi fa rotolare meglio? Perché non so se devo aumentare vigore o... Ah no, cosa dico? Vigore sì, per forza. Confermo. Ok, perfetto. Sì. Cos'è? Poca differenza, ma la differenza c'è. Ciao. Allora, poi... Qui c'è lui. Acquisto oggetto, vediamo un po' cosa ha da vendere. Allora, ci sono un paio di magie interessanti, perché la freccia dell'anima, ad esempio, se la potessi comprare, non la potrei usare, giusto? No, mi mancherebbe uno di intelligenza e poi non avrei più slot. No, invece sì, no, potrei usarla.
Però a questo punto userei il dardo di Farron, che almeno posso già equipaggiarlo così. A quel punto questa si va a far fottere perché non avrò più abbastanza robe per quella. Però almeno il mio ragionamento è che almeno con questo qui forse riuscirei ad affrontare l'amico che si trasforma senza troppi problemi. Fra virgolette, poi perché poi c'è da vedere. Chiave della torre in rovina dietro il santuario. Ah, capito qual è. È quella vicino all'albero gigante, l'albero del gigante lì. Altrimenti potrei comprarmi un bel po' di bombe. Me ne servono 6, se non sbaglio, per uccidere il tizio. Sono 600 anime ogni volta e lui me ne dà di meno, se non sbaglio. Quindi in teoria non è che ne valga tanto la pena. Ok. Vabbè ragazzi, io per ora compro 6 bombe, così comunque sono equipaggiato con quelle. E non devo spendere 1000 per le frecce, anche se le frecce a lungo termine sarebbero un investimento migliore. Allora, vediamo un po'. Questo qui scalerebbe. Questa qui poi scala C in destrezza e D in forza. Arrivo a 126 più 18. Cavolaccio. 126 più 18, 121 più 20. Diventa più forte di questa appena. Cioè, se rinforzassi tutte e due, questa la katana sarebbe migliore. E questa sarebbe migliore ancora. Stando che questa qui inizia a scalare bene in destrezza, poi è cazzarola. Lo stocco invece scala meglio in forza. Scala al posto di scalare E scala D in forza. Ok, capisco. Spezza scudi. Posa, 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 posa. Concentrazione. Più che altro mi sembra che di aver capito che. Arma a distanza, scudi. Ah, giusto, avevo sentito questa cosa che non si possono più. Che non si possono praticamente più potenziare le diamine di armature. Che non ho mai, cosa che non ho mai fatto in nessun soul per ora, quindi. Ah, guarda, qua c'è l'amico. Oh, hello, I'm in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, just don't ask me where I got them. Ah, ok, quindi a lui posso vendere e comprare, gli posso comprare oggetti. E fa praticamente la stessa cosa. Lanciata alle spalle, quindi al posto di lanciarla in avanti la lancio indietro, ok. Dardi, balestra, ecco, iniziano ad esserci oggetti sempre più utili. Però piuttosto che balestra mi comprerei davvero un. Come si chiama? La freccia, la magia, perché almeno non devo ogni volta stare a comprare le frecce, non me ne devo proprio preoccupare. Sì, allora. Ah, poi, se non Goodbye. sbaglio. Se non sbaglio, se non sbaglio, se non.
questo rumore? Verrà da sopra. What a ok. Allora, se non sbaglio, se vado dal fabbro, lui mi fa anche potenziare le fiaschette Estus. Cosa molto utile, già che ci sono. Ah, just good, wasn't it? Ta 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 ta. Aumento usi Estus. Sì. Hai rinforzato la fiaschetta Estus. Si rinforza ovviamente di uno, giusto? Ah, just good, wasn't it? Ah, l'ho fatto, giusto? 4 e 1, esatto, allora. Ripara equipaggiamento, no, non ho rotto niente, quindi va bene così. Ah, ma lì c'è seduto qualcuno, non l'avevo ancora visto. Dannazione. All that unkindled, and a seeker of lords. I am Lutleth of Corland. Piacere. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the lord of Cinder. If substance la mia gamba destra. I want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver. No need to be coy. Have a closer look. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. Ok. Knowest thou of our... Ah, ok, dice la stessa identica cosa, non mi interessa. Now, now, do not be away overlord. Allora, a questo qui gli piacciono molto le candele. Questo qui aveva il trono enorme, a quello gli piacciono le spade e quello lì era cos'è, un gigante tipo. Va bene, allora, in ogni caso... Le cose sono sempre più interessanti. Faccio un messaggio, vediamo. Parete illusoria più avanti. E non ditemi ste cose che io ora... Dove? Dove? Voglio la parete illusoria. Dannazione. Adesso cercherò ogni singola parete fino a che non troverò la parete illusoria, eh. No. Basta, rotti i coglioni, basta scherzare. Ok, a questo punto allora abbiamo esplorato un bel po', eh. Abbiamo esplorato un bel po'. E dato che siamo in un punto abbastanza morto, perché c'è, insomma, morto. Ah, devo tornare
alla torre sulle mura. Però, dato che siamo in un punto ottimo per interrompere, perché abbiamo fatto esplorazione, abbiamo trovato cose, siamo tornati indietro, siamo saliti di livello, io per oggi vi saluto. Abbiamo trovato un NPC e quindi, vabbè, sarebbe potuto andare meglio come ricerca, però mi accontenterò di questo. Quindi, ragazzi, come sempre, io vi saluto. Vi ringrazio moltissimo di aver visto questo video. E mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo. Bella ragazzi. Ciao.